Eccoci con Garellone, il portiere del Napoli, campione d'Italia con il Verona. Questa partita con il Lecce, Garella, quale insidie può presentare per una squadra come la vostra che punta decisamente quest'anno alle alte vette della classifica? Ma quella di puntare è una cosa, quella di riuscirci è un'altra, però questa partita può rappresentare per il Napoli, diciamo, la prima svolta, perché si capirà quello che vale il Napoli, specialmente fuori casa, perché in casa, come ho detto, più o meno abbiamo sempre fatto il nostro dovere. Vedremo che caratura tecnica ha questa squadra. Fuori casa è una partita molto difficile, come quella di Lecce, che ha messo in difficoltà il Torino, che per me è una delle più grosse squadre del campionato. Vedremo domani dove può arrivare il Napoli. Ci sono stati dei precedenti in Coppa Italia con il Lecce, un tantino di tensione. Che cosa succederà domani in campo? Ma io spero che non succeda niente, perché cerchiamo di non scherzare, siamo dei professionisti. Se lassù è successo qualcosa, deve essere acqua passata. Siamo 22 giocatori che andiamo in campo, prima di tutto 22 professionisti più quelli che vanno in panchina. Io mi auguro e spero e sono sicuro, perché sarebbe una bruttissima cosa vedere questo è uno spettacolo. Domani sarà uno spettacolo, speriamo che sia un bello spettacolo, una bella partita di calcio, tutto il resto è tutta demagogia. Due parole per concludere sul campionato: questa Juve che sembra in fuga malgrado un rinnovamento radicale, il suo Verona che invece non riesce ad ingranare malgrado la performance in Coppa dei Campioni. Ma il Verona chiaramente non è partito, che ne dicano qualcuno, non è partito per rivincere il campionato, sapendo che è una cosa molto difficile, quasi impossibile. Non ci riescono le grandi, figurarsi magari una squadra come il Verona. Il Verona ha un attimino di stasi in campionato, ma è andato molto bene in Coppa dei Campioni. La Juventus, sì signore, può chiudere il campionato, può ammazzarlo nel giro di due domeniche, lo ammazza se l'Inter non si riavvicina. Perché più o meno tutte le altre si equivalgono, ma nessuna vale alla Juventus, soltanto l'Inter. Se non si avvicina in questo momento, 4-5 punti alla Juventus non si ripigliano più, perciò potrebbe ammazzarlo, è vero, nel giro di due domeniche. Garella, per finire, un po' di nostalgia di Verona oppure pieno ambientamento e piena soddisfazione nel Napoli? A cuore aperto. Ottimo, direi, ambientamento e anche, direi, ottima soddisfazione. Chiaramente Verona è la mia città, è la città dove tornerò a abitare, ho lasciato tantissimi ricordi, ho lasciato uno scudetto, qualche volta un pizzico di nostalgia c'è, ma sono molto contento perché prima di tutto sto assistendo a una civiltà completamente diversa, queste cose da noi non succedono, sono cose bellissime, anche questo fa esperienza di vita. Lecce-Napoli è una sfida anche incrociata tra quattro connazionali, tra quattro nazionali argentini, ecco qui Daniel Bertoni. Quali sono i motivi di rivalità che ci sono, o di amicizia in questo caso, tra Bertoni, Maradona, Barbas e Pasculli? Io conosco bene a Barba, Pasculli l'ho conosciuto quest'anno, non è che ce l'ho un'amicizia, sino lo conosco come compagni, no? Io penso che questa non è una sfida tra argentini, sino una sfida Napoli-Lecce, dove ci sono quattro argentini e per noi è una soddisfazione poter stare qui nel calcio italiano. Ecco Bertoni, ci sono stati dei precedenti piuttosto tesi tra Lecce e Napoli per quella partita di Coppa Italia. Che cosa succederà domani in campo? Io penso che in momenti tesi io ero fuori quel giorno perché era squalificato, ho visto la partita, una partita maschile, però in nessun momento con mala intenzione. Io penso che dopo ho avuto un piccolo problema, dico, con Causio, però penso che loro due sono due grandi signori e anche fuori dentro del campo di gioco sono due campioni. Quello è una cosa da dimenticare. Dopo il calcio, sai com'è, il che gioca meglio vincerà questa partita. Penso che con un gioco maschile, un buon gioco, il Napoli può vincere questa partita. Ma tu cos'è che temi del Lecce? Lecce, lo che più si teme è che loro giocano in casa, però io ho visto come squadra, sono una squadra che è grintosa, tutto questo, però calcisticamente è una squadra che recién comincia, che ce l'ha un bel futuro, però in questo momento le sarà dura affrontare squadra come il Napoli o come altre squadre. Senti, concludendo brevemente, questo campionato con la Juve che sembra in fuga, qual è il ruolo del Napoli a questo punto? Guarda, io penso che sì, domani noi dobbiamo prendere punti di qualsiasi maniera, perché se la Juve domani ce l'ha l'Atalanta in casa, non credo che perda questa possibilità di andarsi della seguitrice a tre punti, perché anche il Torino va a Roma, la Fiorentina va a Como, il Milan va a Sampdoria. Io penso che qualsiasi della inseguitrice deve vincere per accorciare la distanza, perché sennò è un campionato finito. Ecco, ma si dice che domani Bertoni forse non sarà in campo. Sì, non so niente, guarda, io vorrei stare in campo, però sono decisioni dell'allenatore, capito? Penso che
sarei dispiaciuto, perché penso che mi merito stare in campo in questo momento. Però se lui lo pensa così, saprà lui stesso, no? Grazie. Bene, eccoci con Salvatore Bagni, inutile presentarlo, giocatore ormai affermato anche in nazionale. Questa partita con il Lecce nasce sotto auspici piuttosto negativi. C'è stato un precedente in Coppa Italia che promette molto male, in verità. Ma noi abbiamo avuto solo il torto di vincere 2-0, secondo me, solo quello, perché sì, è stata una partita dura, ci sono stati degli scontri duri, ma direi che chi ha picchiato di più è stato il Lecce, perciò anche nel sottopassaggio ne sono successi tutti i colori, hanno picchiato Celestini in 3 in 4, perciò sono stati loro a provocare gli incidenti. Comunque noi ci aspettavamo questa cosa, che sono successe oggi all'allenamento, ma succederanno domani. Io avevo avuto il precedente della partita in nazionale, ma sono cose che ognuno fa il tifo per la squadra che ama, ed è giusto che sia così, ma non c'è nessun problema. Ecco Bagni, allora sembra giusta la decisione della società del Lecce di fare il gemellaggio con i tifosi del Napoli a questo punto, meglio metterci una pietra sopra, giusto? Ma da noi, come ho detto, gli incidenti sono stati provocati da quelli del Lecce, perciò noi non abbiamo niente da rimproverarci. Se poi la vorranno mettere sul piano non so su quale piano, noi siamo qua e non abbiamo paura di nessuno, questo è sicuramente. Sicuramente, anche perché, come ho detto prima, noi veniamo qui per giocarci la nostra partita, che è soprattutto un fatto sportivo. Ecco, parliamo del fatto sportivo brevemente. Sul piano tecnico, questa Lecce-Napoli come la vedi? Ma è una partita difficilissima, perché io ho visto Lecce nella partita interna col Torino e mi ha fatto una buonissima impressione, ha giocato una bellissima partita e meritava forse anche di vincere, ha incontrato un Torino che è una grande squadra. E sicuramente bisogna prendere con le molle questa partita, perché è una partita importante per noi, che siamo in un buon momento, ma dobbiamo sfruttarlo. Noi giocheremo la partita per vincerla e poi al limite, alla fine, potremo anche accontentarci di un punto, però alla fine sicuramente. C'è il pericolo della fuga juventina, come vedi la Juventus, come vedi il Napoli in relazione alla Juventus e come vedi le altre squadre che stanno venendo su? Ma sicuramente c'è il pericolo di una fuga juventina, perché la Juve è abituata a stare davanti, perciò quando prende due punti di vantaggio come adesso sicuramente sarà molto difficile riprenderla. Ha anche un calendario adesso favorevole a loro, hanno tre partite, hanno adesso l'Atalanta, poi giocano in casa col Torino e hanno il Bari in casa, perciò possono sfruttarla al meglio e conquistare altri punti importanti. Poi la Juve sarà molto difficile da riprendere, però noi pensiamo, non è che ci interessa la Juve, noi guardiamo i nostri risultati, speriamo di poter entrare in Coppa UEFA, e per quanto riguarda le altre avversarie direi che forse le più guerrite, anche se è un po' troppo presto per giudicarle, sono sempre le solite, inutile far nomi, vabbè, che sono Torino, Milan, quelle che sono dietro adesso, anche perché tolto il Verona tutte le migliori sono davanti.